Il colloquio con Parini, la delusione storica. Come abbiamo spiegato, infatti, a un certo punto Jacopo è costretto a scappare, è costretto ad andare via dal Veneto e quindi viaggia un po' per tutta Italia, per l'Italia centro-settentrionale, diciamo, e si ferma nel corso dei suoi viaggi, momentaneamente, per un certo periodo di tempo, a Milano, dove incontra Parini. E infatti qua proprio racconta questo incontro e questo colloquio con Parini. Ieri sera dunque io passeggiava, quindi questa prima persona singolare, no? Ricordate, insomma, l'imperfetto latino alla videbam, no? Alla prima persona singolare. Io passeggiavo con quel vecchio venerando, con quel vecchio autorevole, ammirabile, nel sobborgo orientale della città, sotto un boschetto di tigli. Egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, dall'altra sul suo bastone. Ricordate che infatti Parini era un po' zoppo, non so se avete letto La caduta, che è un'ode di Parini. Comunque, è un po'. Poi oltretutto vecchio, malaticcio, e proprio siamo negli ultimissimi anni della sua vita. E talora guardava gli storpi suoi piedi e poi senza dire parola volgevasi a me, quasi si dolesse di quella sua infermità e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo accompagnava. Lo accompagnavo. Ecco, quindi provate a immaginare questa scena sotto un bosco di tigli, il giovanissimo, impetuoso poeta artista Jacopo Ortis e al suo fianco il vecchio Giuseppe Parini. S'assise sopra uno di quei sedili, sono tipo panchine del parco, no, diciamo, e io con lui. Il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente che io abbia mai conosciuto, e d'altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non dà somma eloquenza. Ecco, quindi, leggendo questo episodio, capiamo come Foscolo si senta perfettamente legato alla generazione dei poeti precedenti, quindi legato a Parini, come anche ad Alfieri, che comunque rappresentavano anche loro questo impeto, questo desiderio di rigore morale. Ve lo ricordate, no? Parini nelle sue poesie, non so se avete letto La salubrità dell'aria, ecco, oppure appunto, dicevo, La caduta. Mi parlò a lungo della sua patria e fremeva per le antiche tirannidi e per la nuova licenza. Insomma, Parini è anche lui deluso, insoddisfatto. Lui ha conosciuto in prima persona il passaggio dal regime precedente, quello asburgico, le antiche tirannidi, quelle che hanno vessato la Lombardia, gli stranieri, i popoli stranieri, gli spagnoli e poi gli austriaci, che hanno oppresso la Lombardia nei secoli precedenti. E adesso questa nuova, perché da pochissimo tempo sono arrivati i francesi in Italia, hanno costituito una repubblica filofrancese, ma purtroppo anche loro non hanno portato grandi cambiamenti, anzi, anche il regime francese si caratterizza per la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. E così, come avevo detto, questi francesi che avrebbero potuto portare davvero la democrazia, diciamo, in Italia, in realtà hanno portato una nuova tirannide. Le lettere prostituite, cioè vuol dire quindi che i letterati adulavano i potenti di turno e quindi scrivevano delle poesie per esaltare i vari politici di turno, ecco, per poter sopravvivere. E questo è inconcepibile per Parini, che invece ha della letteratura un'idea completamente diversa, un'idea di grande autonomia e indipendenza dal potere. Tutte le passioni languenti e languenti, quindi indebolite le passioni, i sentimenti, degenerate in un'indolente, vilissima corruzione, la pigrizia, la corruzione prevalgono. Non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l'amore filiale. E poi mi tesseva gli annali recenti. Ecco. C'è molta amarezza in questo dialogo, in questo confronto, in questa conversazione,
Quando per esempio Parini racconta gli ultimi fatti, cos'è accaduto a Milano recentemente, gli annali, insomma, fatti storici, no? Recenti. I delitti di tanti uomiciattoli che io degnerei di nominare se le loro scelleraggini mostrassero il vigore d'animo, non dirò di Silla, di Caterina, ma di quegli animosi masnadieri che affrontano il misfatto quantunque e si vedano presso il patibolo, maladroncelli, tremanti, saccenti, più onesto insomma è tacerne. Ecco, di questi fatterelli storici, per esempio, racconta Parini a Jacopo Ortis, tra cui alcuni fatti, per esempio questi ladroncelli tremanti, cioè insomma fatti di piccoli furti, piccole storie di cui è più corretto, più onesto, insomma è meglio e più onorevole tacere. Quindi racconta di questi fatterelli un po', come a indicare che persino nel male non c'è più quell'altezza morale che c'era una volta, quando per esempio c'erano i Silla e i Catilina, no? Quando i Silla e i Catilina volevano fare del male, lo facevano in grande stile, giusto? Silla, vi ricordate le liste di proscrizione, Catilina, le congiure? Ma va, qui proprio ci troviamo di fronte a uomini da poco. A quelle parole io mi infiammava di un sovrumano furore e sorgeva gridando. Vedete, Ortis è sempre, diciamo, iperbolico, esagerato nelle sue passioni, nei suoi sentimenti, nelle sue reazioni. Che non si tenta? Morremo? Cioè, perché non proviamo a cambiare questo stato di cose? Perché non ci ribelliamo? Perché non facciamo una rivoluzione? Morremo? Cioè, sono disposto anche a morire, se è per un grande ideale, no? Dice Ortis. Ma frutterà dal nostro sangue il Vendicatore. Forse. Se anche dovremmo dare la vita, non importa, perché nascerà qualcuno che ci vendicherà, che finalmente realizzerà i nostri sogni, realizzerà i nostri ideali. Di croce e voi, state zitti. Egli mi guardò attonito. Gli occhi miei in quel dubbio chiarore scintillavano spaventosi, e il mio dimesso e pallido aspetto si rialzò con aria minaccevole. Io tacevo. Ma si sentiva ancora un fremito rumoreggiare cupamente dentro il mio petto. Parini guarda un po' attonito questo giovane così, diciamo, entusiasta, così desideroso, voglioso di cambiare le cose, come a dire, non ti sei ancora reso conto che è impossibile cambiare le cose. E così ancora io sentivo dentro di me, dice Jacopo, che è in prima persona. Le lettere sono le sue, sono le ultime lettere di Jacopo Ortis a Lorenzo Alderani. Sta raccontando lui questo incontro con il Parini in prima persona. Io sentivo dentro di me ancora un fremito, quindi una passione, un po' smorzata però dalla reazione di Parini. E ripresi: non avremo salute mai? Non avremo mai salvezza? Ecco questi latinismi, no? Salus, salutis, vuol dire salvezza in latino. Ah, se gli uomini si conducessero sempre al fianco alla morte, non servirebbero civilmente. Quindi, se ognuno pensasse di morire da un momento all'altro, gloriosamente da un momento all'altro, forse non si piegherebbe a servire i potenti come invece stanno facendo tutti. Il Parini non aprì a bocca, ma stringendomi il braccio mi guardava ogni ora più fisso. Poi mi trasse, come accennandomi perché io tornassi a sedermi. Quindi Parini non cerca neanche con le parole di convincere il suo giovane amico che non è il caso di ribellarsi. Sta zitto, però il suo silenzio è eloquente. Fa capire immediatamente a Jacopo che non c'è spazio per una rivoluzione. La rivoluzione francese, questa è l'amara constatazione implicita. Cosa hanno portato con loro? Hanno portato solamente il terrore. Poi mi trasse e dice: torna a sedere. E pensi tu, proruppe, che se io discernessi un barlume di libertà mi perderei ad onta della mia inferma vecchiaia in questi vani lamenti? Dimmi
Ma se fosse possibile cambiare le cose, se fosse possibile davvero fare una rivoluzione, pensi che non sarei io in prima fila, vecchio, storpo, moribondo come sono, come dire, a lottare per questo? Se fosse possibile lo farei sicuramente. O giovine degno di patria più grata, tu sei degno di una patria più riconoscente. Se tu non puoi spegnere quel tuo ardore fatale, che non lo volgi ad altre passioni? Rivolgiti ad altro, non c'è niente da fare. La politica, politica. Io ho fatto tante esperienze, ho avuto tante esperienze, diciamo. Infatti Parini, come ben sapete, aveva avuto molti rapporti con i potenti dell'epoca, no? Con gli Asburgo, tante delusioni, tante difficoltà, ne ho vissute tante di cose, no? Tu sei giovane, ancora tante, diciamo così, tante illusioni, tante speranze, tanti. Perché non ti volgi ad altro? La politica non ti può dare. C'è un po' di amarezza, di disincanto in questa in queste parole che Parini rivolge all'Ortis. Allora io guardai nel passato. Allora io mi voltavo avidamente al futuro, ma io errava sempre nel vano e le mie braccia tornavano deluse, senza pur mai stringer nulla. Deluse le mie braccia, le palme deluse, vedremo in un'ode, no, scusate, volevo dire in un sonetto di Ugo Foscolo, appunto. Lui, Parini, mi diceva, volgiti ad altro, ma io pensavo al passato, pensavo al presente, pensavo al futuro, non trovavo niente che potesse riempire la mia vita. E infatti poi dopo si toglierà la vita a Ortis. E conobbi tutta la disperazione del mio stato. Narrai a quel generoso italiano, Parini, con la maiuscola, italiano con la maiuscola, la storia delle mie passioni. E notate che i risorgimentali, quando leggevano l'Ortis, si infiammavano, appunto leggendo per esempio questo italiano con la maiuscola. Siamo ancora in un periodo in cui l'Italia non è stata assolutamente fatta. Però, ecco, possiamo notare, vi dicevo, fra i vari valori ideali che, malgrado tutto, l'Ortis esprime, anche questo grande ideale di patria, dell'Italia, pure in questa difficoltà contingente della storia, dell'epoca. Gli dipinsi Teresa come uno di quei geni celesti quali par che discendano a illuminare la stanza tenebrosa di questa vita. Adesso è l'Ortis che parla a Parini, e gli racconta di questa donna di cui è innamorato, Teresa. E qui vedete questa prosa un po' lirica, no, dell'Ortis. Teresa dice infatti che è uno di quei geni celesti che sembra siano discesi a illuminare la stanza tenebrosa della nostra vita, cioè la nostra dimora. Noi che siamo così disperati, così disillusi, ecco, noi comunque abbiamo avuto il privilegio di incontrare una bellezza quasi divina, un genio, no? Che dice, la bellezza di Teresa, uno di quei geni celesti. È vero, era stata un'esperienza straordinaria quella dell'incontro con Teresa. Poi però un po' contaminata da quel gretto uomo di Odoardo che è il suo fidanzato. E alle mie parole, al mio pianto, il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo. No, io gli dissi, non veggo più che il sepolcro. Ecco la prospettiva dell'Ortis, che ormai è una prospettiva che chiaramente lo porta verso la fine, il suicidio, che possiamo già intuire da queste da queste righe che stiamo leggendo. Ma giustamente si dice anche nell'analisi del testo, il Binni sottolinea, il Walter Binni, che è un critico letterario famosissimo, critico appunto di Foscolo, di Leopardi, ma anche di tanti altri scrittori della letteratura italiana, sottolinea il fatto che comunque Foscolo alla fine non si è ucciso, quindi una differenza comunque tra Foscolo e Ortis c'è. L'Ortis non vede più che il sepolcro, mentre Foscolo comunque prosegue
nella sua vicenda storica e di, diciamo, di tentativo di cambiamento. Sono figlio di madre affettuosa e benefica. Vi ricordo appunto quello che vi ho detto, il rapporto molto stretto, il legame tra Ortis e sua madre, come del resto tra Foscolo e sua madre. Spesse volte mi sembrò di vederla calcare tremando le mie pedate e seguirmi fino a sommo il monte, donde io stava per dirupparmi. Una visione, no? La visione della madre che segue le orme, di Ortis, mentre l'Ortis sta andando a gettarsi da una rupe. E mentre era quasi con tutto il corpo abbandonato nell'aria, essa afferravami per la falda delle vesti e mi ritraeva. E io, volgendomi, non udiva più che il suo pianto. Questa immagine, questa visione che rappresenta proprio questo. Solo gli affetti hanno trattenuto Ortis già da realizzare questo progetto del suicidio. E così c'è questa visione di lui che si sta quasi per buttare, solamente la madre lo trattiene per la falda del vestito. Pure, se lei spiasse tutti gli occulti miei guai, implorerebbe essa stessa, ella stessa dal cielo, il termine degli ansiosi miei giorni. Se lei conoscesse davvero, se mia madre conoscesse davvero tutte le sofferenze che io sono costretto a patire, sarebbe d'accordo con me, è giunto il momento di togliersi la vita. Ma l'unica fiamma vitale che anima ancora questo travagliato mio corpo è la speranza di tentare la libertà della patria. Mi rimane ancora comunque questo progetto, lottare per dare alla mia patria la libertà, riconsegnarle quella libertà, quell'indipendenza che aveva una volta, quando c'era la Repubblica Veneta. Adesso non c'è più, c'è un Veneto che è in mano agli austriaci. Egli sorrise mestamente, tristemente. Parini sorride alle parole di Jacopo. E poiché si accorse che la mia voce infiochiva, cioè che la mia voce diventava sempre via via più debole, e i miei sguardi si abbassavano immoti sul suolo, ricominciò. Ricomincia a parlare Parini. Forse questo tuo furore di gloria potrebbe trarti a difficili imprese, ma credimi, la fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia, due quarti alla sorte e l'altro quarto ai loro delitti. Purtroppo non è che gli eroi riescono sempre a realizzare i loro progetti. Molto, purtroppo, dipende dalla fortuna, dalla sorte e molto ancora dipende dai delitti. Qui possiamo già vedere, piano piano questo avvicinarsi alle teorie machiavelliche, no? Di Foscolo, abbiamo detto nell'ultima parte della sua vita. Bisogna essere un po' cinici, tante volte per realizzare certe cose bisogna essere un po' anche cinici. Pur se ti reputi bastevolmente fortunato e crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che i tempi te ne porgano i mezzi? Credi davvero che siano i tempi giusti per un eroe che possa risollevare la patria da solo? Ecco, qui vi ricordate alcune cose di cui abbiamo parlato teoricamente, quindi il titanismo, l'eroismo, il genio dell'eroe romantico, simboleggiati proprio nella figura dell'Ortis. I gemiti di tutte le età e questo giogo della nostra patria non ti hanno poranco insegnato che non si deve aspettare libertà dallo straniero? Ancora non hai capito quello che noi stiamo subendo, noi italiani, sotto il giogo dello straniero, quindi sotto le imposizioni di un oppressore straniero? Non hai ancora capito che non è il momento giusto per aspirare alla libertà? Chiunque si intrica nelle faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno e la propria infamia. Quindi non c'è niente da fare, e anche se tu ti dai da fare, ti intrichi, quindi ti cerchi di inserirti in questa fase politica per cambiare le cose, vedrai che non potrai conseguire, quindi non potrai ottenere se non pubblico danno. Magari farai del male invece che fare del bene. Quando e doveri e diritti stanno sulla punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il sacrificio della virtù. Quindi purtroppo i diritti non sono tutelati e l'unica cosa che può
in questo momento particolare, sono gli ultimissimi anni del 1700, in un'Italia dilaniata dalle guerre civili, sono arrivati i francesi, ci sono appunto lotte intestine, è tutto sulla punta di una spada, vuol dire tutto, cioè prevale la legge del più forte, della violenza. E allora avrai tu la fama e il valore di Annibale che profugo cercava per l'universo un nemico al popolo romano? Cioè tu pensi di essere un nuovo Annibale che una volta sconfitto appunto Azzama, poi ha peregrinato per tutto il mondo per cercare dei nemici del popolo romano, per poi essere tradito comunque e ucciso, né ti sarà dato di essere giusto impunemente, un giovane dritto e bollente di cuore, ma povero di ricchezze e incauto di ingegno, quale sei tu, sarà sempre o l'ordigno del fazioso o la vittima del potente. Quindi anche se tu otterrai quello che cerchi, magari lo dovrai fare in modo no, non impunemente, quindi facendo dei delitti, insomma, macchiandoti di qualcosa. E dovrai, volente o nolente, prendere le parti del fazioso o del potente di turno. E dove tu, quando anche tu, nelle pubbliche cose, quindi nella politica, possa preservarti incontaminato dalla comune bruttura, oh, tu sarai altamente laudato, ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia. Quindi, se anche tu dovessi riuscire a raggiungere una posizione politica elevata, alla fine comunque, volente o nolente, sarai vittima della calunnia. La tua prigione sarà abbandonata dai tuoi amici e il tuo sepolcro degnato appena di un segreto sospiro. Ecco quindi il pessimismo, che viene espresso appunto da Parini. Non è il momento giusto per ribellarsi, non è il momento giusto per trovare gloria nella politica. E se tu per caso riuscissi anche ad ottenere qualcosa, poi saresti abbandonato persino dai tuoi amici. Ma poniamo che tu, superando e la prepotenza degli stranieri, e la malignità dei tuoi concittadini, e la corruzione dei tempi, potessi aspirare al tuo intento, di spargerai tutto il sangue col quale conviene nutrire una nascente repubblica? Se anche tu dovessi riuscire, sei disposto a sacrificare la vita di tantissimi per realizzare il sogno di una repubblica italiana? Arderai le tue case con le faci della guerra civile, con le faci sono le fiaccole, cioè brucerai, cioè permetterai che bruceranno, che siano bruciate, volevo dire, le nostre case, permetterai insomma che ci sia il fuoco della guerra civile? Ti rendi conto che in Italia, in questa situazione, se cerchiamo di realizzare una repubblica, l'unica cosa che possiamo effettivamente ottenere è solo la guerra civile. Unirai col terrore i partiti? Cosa farai allora? Sarai costretto ad unire diciamo, i vari partiti politici con il terrore. E dobbiamo dire che la parola terrore è una parola chiave. Perché? Perché Parini, Ortis, Foscolo hanno in mente quello che è successo nel corso della Rivoluzione francese. Ecco il terrore, il famoso terrore. Hai intenzione di fare in Italia anche quello che è successo in Francia? Spegnerai con la morte le opinioni, come è successo in Francia? E quando uno aveva delle opinioni diverse rispetto anche ai capi della rivoluzione, veniva tolto di mezzo con la ghigliottina. Adeguerai con le stragi le fortune? Quindi imporrai l'uguaglianza sociale ed economica facendo strage dei privilegiati. Le fortune sono i patrimoni. Ma se tu cadi tra via, vediti esecrato dagli uni come demagogo, dagli altri come tiranno. Quindi tu sei un giovane, appassionato, pieno di ideali, eccetera, eccetera. Ma ricordati che se per caso non riuscirai a realizzare questi tuoi progetti, sarai considerato un demagogo oppure un tiranno.
Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.